Sono le 7. Quale tazza prendiamo oggi? Quella della Vespa, quella della Swatch, quella della Princess. Ma dai, prendiamo questa qui oggi. American Coffee. Gli buttiamo ancora un po' di acqua dentro. Cose sui vetri le voglio mettere. Guarda il sole, guarda, guarda che bello oggi, finalmente. C'è parecchio lavoro per i manutentori. L'orologio del generale, l'orologio del generale. Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? A quest'ora, in quest'ora, in quest'ora non c'è. Pim prepete nusa, pim prepete pan. La, sotto la panca la capra canta, sopra la panca la capra canta, sotto la capra. La panca la capra crepa, sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa. L'orologio del generale, l'orologio del generale. Niente, volevo dire che ho telefonato qui a Varsavia per la Watts, chiedendo come sono, se la Watts continua ad arrivare oppure no, anche perché ho sentito che i voli, qualsiasi rapporto con la Russia è stato cancellato, i voli non possono più passare sopra la EU. E allora, e quindi ho immaginato, sicuramente anche la Watts soffrirà i suoi problemi, considerando che la Watts arriva dalla Russia. Invece mi hanno detto assolutamente non c'è nessun problema, tu fai pure l'ordine, 3 mesi la macchina ce l'hai. E il che mi è venuto subito da pensare, allora la Watts non arriva dalla Russia, ma bensì... Va bene. È così che funziona. Niente, detto questo, finalmente abbiamo una giornata di sole, meno male, perché tra un paio di giorni pioverà di nuovo, per dopo ritornare al sole. Quindi ieri ho fatto la prima griglia in giardino, solo che dopo si è passata la temperatura, faceva freddo, la carne si è raffreddata, la carne si raffredda molto velocemente, no? Però bello, alla fine il sole ci va, eh. Qui per ora va tutto per il meglio, nel senso che non si sentono aerei che volano. Tuttavia a Cracovia ci sono, come si chiamano, le pattuglie dei soldati americani. Pattuglie dei soldati americani che, no, che girano, ma che girano a fare, no? Cioè americani
è come se noi in America avessimo le pattuglie degli italiani, dell'esercito italiano, che chiudiamo. Sto andando alla stazione di Vo' di Gubizia. Questa è la stazione di Vo' di Gubizia. Questa è la stazione. Qua i sottopassaggi non ci sono. Sto andando adesso a vedere un nuovo meccanico, cioè ero già stato, però voglio tornare perché voglio filmare se c'è ancora la Watts 469 che era lì in operazione dal meccanico. E allora sto andando, ecco il meccanico di qua, vediamo se c'è ancora, ma oramai la macchina non ci sarà più, beh, è chiaro che non ci sarà più. Noi diamo un'occhiata e vediamo, lasciamo qua fuori la macchinina, bella parcheggiatina ed eccetera. Meccanico, ero venuto per filmare la Watts, ma purtroppo mi ha detto che l'ha già finita e quindi è già andata. Porca miseria, la volevo filmare l'altra volta, poi ho detto ma no, aspetto e vaffanculo, niente, pazienza, dai, ok, per la prossima. Niente, sono qui con my son. E lui mi fa da translator, perché se no da Google Translator, perché altrimenti qui non ci sono i meccanici, non parlano l'inglese, è inutile. Vabbè, dai. Siamo arrivati al momento decisivo, è tempo di tagliare l'albero. Motosega pronta, sole che splende, e qui abbiamo la prima parte dell'albero che tra poco cadrà. Quando ci vuole ci vuole, è inutile. Là, siamo pronti. La tecnica è facile, la corda è tesa. Qua si taglia e il lato dovrebbe cadere. Cos'è? La mamma mia. Tiene la corda? È ok questa? Non va bene? Robert, change? Ok, è andata, e via! Perfetto! Qui abbiamo Robert, Erik e il papà di Robert. Tecnici assoluti, qua abbiamo un tavolino. Sono le 6. Si sente? Sta arrivando la primavera. L'uccellino che canta.